Allora, non so se avete visto, signori, ma di recente io ho eliminato i miei account Facebook e anche Instagram. Quindi adesso vi parlo un po' di questa mia decisione e ovviamente ve ne parlo dopo la sigla, che non c'è. Allora, signori, qualche giorno fa io ho deciso all'unanimità, cioè autointerpellandomi, di eliminare i miei due account Facebook, ne avevo due, personali, ok? E questa cosa ha chiaramente degli effetti, nel senso che da qualche giorno non sono più in grado di vedere la pagina della Big Luca International Consulting, che è la pagina Facebook. Non avendo un account Facebook, non sono quindi più in grado di vedere Instagram, ma comunque Instagram l'ho eliminato. E adesso la pagina è completamente gestita dal mio team e anche Instagram è completamente gestito dal mio team. Anche YouTube è completamente gestito dal mio team. Ora lasciate che io vi parli per un attimo di questa decisione e di alcune cose interessanti. Prima di tutto, perché l'ho fatto? Perché ho eliminato Facebook? Perché ho eliminato completamente i social media dalla mia vita? La risposta è abbastanza semplice, perché sono un'immane perdita di tempo. E la cosa ridicola è che non ci si rende conto di quanto tempo si perde sui social media. Sono fatti apposta, ragazzi, è bestiale. Quindi anche una persona come me che non ha le notifiche sul cellulare da un anno e mezzo o qualcosa del genere, io non avevo Facebook sul cellulare, per esempio, l'applicazione Facebook, no? Quella con la F blu, non l'applicazione della pagina di Facebook, quella ce l'avevo per fare i live, ok? Anche non avendo notifiche, anche avendo un profilo Facebook con il feed bloccato, quindi non vedevo i commenti altrui, ciononostante il tempo che io sprecavo sui social media, l'effetto che i social media avevano su di me era comunque moltissimo. Ripeto, è molto comune non rendersi conto. Molte persone dicono: no, ma io lo uso solo quando sono al bagno, ma io lo uso solo quando sono fuori col cane, ma io so. Nella stragrande maggioranza delle volte, non tutte, non è così. Quindi mi trovavo a volte ad avere lo scroll compulsivo, entravo dal profilo da cui potevo vedere tutti gli altri e facevo scroll. Una delle cose anche che ciò che vedevo su Facebook non mi piace, ok? Né da quando sono in Italia moltissime persone mi hanno chiesto l'amicizia, ok? Quindi un mio account aveva quasi 5.000 persone e la cosa è che sono 5.000 persone che io neanche conosco, ok? Non ho 5.000 amici neanche li voglio avere e quindi avevo il feed impestato e moltissime persone ovviamente mi hanno chiesto l'amicizia e sono interessate o insegnano o comunque parlano nella nicchia che mi compete, che è la nicchia marketing, online marketing, e quindi quello che vedevo non mi piaceva neanche per un secondo. Vedevo alcuni topic, alcuni addirittura mi riguardavano, persone che parlavano di me, non ho voglia. I don't want to read all your crap, ok? Non mi piace, non mi crea gioia, non mi commenti, tag, gente che provava a taggar, ma leggi qui. Allora poi vedi le notifiche, clicchi, chiaramente. Sono umano anch'io, oppure semplicemente quella era una cosa minore. Sinceramente, la maggior parte è che vedevo cose inutili, ok? E la cosa è che sei drogato di Facebook, quindi continui a guardarlo anche se tu non te ne rendi conto. Cominci a fare lo scroll prima che me ne accorgevo. Magari facevo 15 minuti di scroll e guardavo tutti i cazzi degli altri, perché chiaramente Facebook funziona così. I danni, ci sono dei libri scritti su queste cose dai social media, sono enormi, nel senso che i social media ti abituano alla gratificazione immediata, no? Cioè tu metti l'immagine e ricevi un like, hai una piccola scarica di dopamina. I social media fottono completamente il cervello, cioè avete la chimica del cervello completamente sfasata. Poi commento negativo, feedback negativo, cortisolo si alza. Poi tre commenti positivi, dopamina, dopamina, dopamina. Il cervello continua a ricevere tutti questi stimoli. Bello, io guardavo dei video anni fa riguardo a questi topic, non li capivo molto. Li capisco adesso ed è un'enorme perdita di tempo, quindi sarete molto del malumore, delle ansie, per esempio. Molti giovani di oggi hanno le ansie, depressioni. Tagliate i social media. Non dovete vederla tutta quella roba lì. Ora ripeto, la Big Luca International Consulting, la mia azienda, è social mediaticamente esposta, non so come definirla, c'è il mio team che se ne occupa. Io ho ordinato al mio team di non darmi feedback, non voglio sapere cosa dicono le persone, non voglio leggere i commenti, non mandatemi in questi 2 anni e mezzo, nonostante io me ne sia fottuto altamente, fino al punto in cui le persone, cioè, sono anche stancate, tra virgolette, di parlare male di me, alcune.
Non se mi fanno l'articolo, il video, la cosa contro che Big Luca è un ciarlatano, perché Big Luca ha le scarpe gialle, perché questa, non lo voglio vedere. Lasciate che continuino, se è una cosa grave, se è diffamazione, segnalate automaticamente all'avvocato e ci pensa l'avvocato. Io non lo voglio sapere, non mi interessa. Ho anche commenti paradossalmente super positivi, persone che continuano a fare commenti positivi e che ti dicono che tu sei la cosa migliore che gli sia mai capitata. Tutte queste cose qua ti mettono il cervello in una situazione di non perfetto bilanciamento, ok? Quindi perdita di tempo, a volte incazzatura, leggevo delle cose, diciamo, perché poi ti ok, ti viene da commentare, a volte entravo e trollavo, ma comunque il mio profilo Facebook sinceramente molto poco, la pagina per esempio, commenti in pagina, feedback, non posso più farlo, anche perché il mio valore di mercato si continua ad alzare, ok, ci sono sempre più persone che vogliono, che richiedono il mio tempo e che sono disposti a pagarlo molto molto, a remunerarlo moltissimo, ok, per le consulenze private, le consulenze strategiche. Poi io sono un imprenditore, devo pensare, quindi devo occuparmi della strategia, devo occuparmi di pensare a nuovi modi di servire il mercato che non possono essere influenzati dai commentini che io leggo in pagina o dalle stronzate che si leggono sui blog, sui siti o su YouTube, perché altrimenti le mie decisioni vengono influenzate da tutte queste cose, senza considerare la perdita di tempo e il malumore che queste cose qua provocano. Quindi questa è stata la mia decisione di eliminare. Ho eliminato prima un account, ho poi eliminato il secondo account, ho scritto l'ultimo post in pagina. Da quando ho scritto questo post non so più che cosa stia succedendo sulla mia pagina, ok? Ho un team di cui mi fido, che modera i commenti, che risponde, ho il team telefonico che si occupa della vendita, chiaramente dei videocorsi, ho vari manager che pensano e copensano per me e con me. La cosa è assolutamente delegata. E anche una cosa abbastanza buona per testare il team, per esempio, perché c'è una delega totale, ok, del, per esempio, della pagina. E ripeto, molte persone pensano di aver delegato la loro pagina, il loro canale social, ma in realtà è che non è così, perché altrimenti perché avete ancora Facebook? Ah, per vedere cosa succede. E dopo che vedi cosa succede, cosa succede? Sei negativo? Hai visto come su Facebook c'è il peggio delle persone, il peggio. Non ci sono cose belle su Facebook, provate a pensarci. Avete mai notato che non c'è una roba bella su Facebook? A volte capita qualche video e anche sotto un video bello c'è qualcuno che commenta. Avete mai notato che non c'è nessun gruppo Facebook, nessuna pagina, nessuna cosa dove una persona inizia una discussione e dopo tre commenti non diventa un litigio? Avete notato? Che poi è uno dei motivi per cui io continuo a dire a tutti: non entrate nei gruppi Facebook. O sono gruppi Facebook particolari, ma gruppi Facebook di mastermind a livello basso, riuniamoci così ci aiutiamo, ci sono tutti che chattano con te, soprattutto quelli di marketing, no? Nessuno capisce niente e tutti tentano di aiutare tutti su una cosa in cui nessuno capisce niente o non sarebbero lì, perché mediamente le persone che guadagnano e che fanno non sono sul gruppo a scrivere, in media, poi ci sono dei gruppi molto perfetti, ne convenite con me? Ok? Il gruppo, io mi ricordo i gruppi italiani a Nottingham, italiani a Dubai, tu provate ad andare in uno di quei gruppi, fatevi un giro. Ogni post si trasforma in un litigio, e ho detto ogni post, potete smentirmi come volete, andate, guardate, uno fa una domanda e uno giù gli risponde no perché non mi sembra il caso e cominciano a litigare, ok? Questi post mi passavano, no, di fronte, senza considerare che qualche genio del male ha inventato, si vede, un modo per aggiungere me e anche altri, immagino, a gruppi e pagine a cui io non mi sono mai iscritto. L'altro giorno mi è passato, vedo, gruppo Forex. Io non lo faccio, non sono coinvolto nel Forex, non è possibile che io sia in un gruppo di Forex. Guardo, ero in un gruppo. Io non ci sono mai entrato nel tuo cazzo di gruppo di Forex di merda. Mi avrei aggiunto tu tramite un espediente che non voglio sapere qual è. Bravo, ma non si fa. Che mi passavano anche di fronte cose quando guardavo il cazzo di Facebook. Io non c'ero mai entrato. Assurdo, no? Nel gruppo Forex Special. Io non ci sono in quella roba lì. Non voglio quella roba lì. Chiaro? Quindi perdita di tempo, feedback, falsi feedback di mercato. Una delle cose che io ho sempre insegnato da 2 anni a questa parte, occhio ai falsi feedback. I commenti che voi vedete dei rancorosi, degli invidiosi, di gente che non ha mai comprato un corso dalla vostra azienda, non sono feedback di mercato. Sono feedback di gente che non sa neanche che cazzo è lì a dire. Però
non è possibile leggerli o farseli raccontare senza che queste cose abbiano un effetto su di voi, perché siete umani. Se ci sono alcuni miei studenti, mi dico: guarda che in questo sito, in questo blog parlano male di me e dicono che... L'unica cosa che puoi fare è non guardare e farlo leggere al tuo avvocato. Il tuo avvocato non ti deve aggiornare su cosa succede, la gestisce. Se c'è diffamazione parte l'avvocato, se c'è calunnia o se c'è minacce parte l'avvocato. Nessuno è così cerebralmente forte da guardare e non preoccuparsi, o da guardare e non incazzarsi. Questa è una cosa che ho capito anche sulla mia pelle. Puoi pensare che ti stai divertendo e trollare, ma in realtà ha un effetto on the back of your mind, ok? Quindi non fatelo. Quindi a un certo punto ho convocato il mio team, ho detto: è stata una cosa improvvisa, ho detto: ragazzi, non ve lo volevo dire, tra 3 giorni sarete completamente autonomi. Tanto è un team fantastico, gente espertissima di marketing, sanno veramente quello che stanno facendo. Io continuo a produrre contenuto, quindi verrà upato sia sulla pagina che su YouTube che su Instagram, semplicemente non lo faccio io. I commenti in pagina sono in mano al mio staff, io non posso più rispondere. A volte mettevo anch'io delle foto, a volte entravo, postavo, cioè non lo posso più fare. Il mio tempo ha, primo, troppo valore, secondo, mi distraggo troppo, quindi non si fa. E se mi permettete una parolina in più, è anche abbastanza divertente e differenziante, perché non so poi quanti formatori, quante aziende possano fare una roba simile, ma comunque lasciamo perdere. Il fatto di non essere influenzato è bellissimo. Probabilmente adesso toglierò un'altra cosa che voglio togliere, non so quando e non so neanche sinceramente se ci riuscirò o se è così importante, ma è togliere lo smartphone, ok? Quindi comprarsi un dumb phone e non essere completamente così dipendente dallo smartphone. Una delle cose che per esempio io faccio con lo smartphone è studiare molto, quindi io per studiare intendo guardare video, guardo moltissimi video corsi, video su YouTube. Mi piace molto di più guardare video in loop che leggere, per esempio. Quindi quella è una funzione che mi dispiacerebbe perdere. Ci sono anche dei temi di banche, le banche mandano le email eccetera, però potrebbe essere tutto in mano al mio assistente. Adesso stiamo trasmigrando verso questo modello. E anche WhatsApp, il mio numero, adesso eliminerò la possibilità delle persone di rompermi le palle. Questa è una cosa molto importante quando siete imprenditori e quando superate un certo livello. Dovete veramente mantenere focus e dovete mantenere la vostra mente positiva e non potete essere disturbati in 5 secondi. Anche senza le notifiche mi sono accorto che WhatsApp è un disturbo, le persone mi scrivono. Io odio, detesto quando le persone mi scrivono: ah Big, hai visto questo? Non lo voglio sentire, non lo voglio vedere, non mi interessa, ok? Hai visto questo qua, scritto di te, hai visto questo video di YouTube, parla di te, hai visto questo, ha fatto la battuta, non lo voglio vedere, non mi interessa, ok? E se me lo fa vedere comunque mi incazzo. Se io vedo uno che mi dà del figlio di buona donna, non posso essere felice, ok? Ho visto un video di... un'intervista di Fedez alla Ferragni e Fedez dice che ci sono un sacco di pagine, no, contro la moglie, e lui in una di queste pagine di gente che commenta è entrato e ha postato col suo nome dicendo, non so, piantatela, cioè anche lui comunque nella sua posizione col suo account ha risposto agli haters. Quindi è una perdita di tempo e non è giusto dire che una persona... Io ho sentito, ho tantissimi studenti che dicono: no, ma io se parlano male di me o se parlano o se succede qualcosa me ne frego. Quando poi è successo: Big, mi serve una consulenza perché qua c'è un canale YouTube che sta parlando male di me. Non succede niente, ragazzi. E soprattutto riguardo agli haters, che non è neanche il motivo, lo ammetto, principale, cioè, e questa è una cosa perimetrale. È più un fatto di perdita di tempo e di dopamina, di falsi feedback, il motivo per cui ho eliminato Facebook. Ma uno dei consigli che do a chi si preoccupa troppo di persone che scrivono su di loro, eccetera: voi dovete capire che non esistono. E questo è un concetto un po' strano, cioè la legione nemica che voi pensate che gli haters rappresentano non c'è nel mercato, non c'è nella vita reale, non ha un effetto sul vostro business. Questo è il motivo per cui io da 2 anni e mezzo non ho mai risposto, io credo, a nessuno, non mi interessa, canali, YouTube, blog. Dopo una settimana che ero in Italia, forum, cioè non ho mai risposto perché non mi interessa. E ho molto raramente, non voglio dire sempre, guardato, ok? Un'altra cosa è che noi come Big Luca e io come
noi come Big Luca International, io come Big Luca, non ci preoccupiamo molto di che cosa fanno competitors o para competitors, hater, para guru, gente che parla male di guru facendo il guru. Ok, non ho mai guardato molto, stavo dicendo, però avevo un'abitudine. Ok, ogni mese o ogni due mesi, direi ogni due, mi facevo la mia rassegna. Prendevo Facebook e dicevo: fammi vedere, cioè, ho una lista di nomi di gente che monitoriamo, cioè fa vedere cosa ha detto. No, ok, la verità è che costantemente, ok, vedevo cose che non mi piacevano, ok, anche solo una volta al mese mi facevano incavolare, non neanche direzionate a me. Ci sono cose che vengono, per esempio, fatte o dette ancora in questa, diciamo, in questa industria, che non hanno una correlazione con me, ma non mi piacciono. Io dico, ancora oggi ci sono delle discussioni inutili. È possibile che ancora oggi si dicano, c'è qualcuno che parla di low ticket versus high ticket? Cioè, ragazzi, no, cioè dopo 2 anni e mezzo, è proibito fare quella roba lì, cioè, se non l'avete ancora capito. Io dopo 2 anni e mezzo non vedo che qualcuno scrive affiliation, io chiudo, cioè no, è un manicomio, è la stessa sensazione che io avevo a scuola, non che qualcuno ce l'avesse con me personalmente, invece, ma veramente ancora dopo 3 anni siete così stupidi? Cioè, non ce la fa. E quindi non voglio essere, non lo voglio vedere, voglio distaccarmi completamente da questa cosa qua. Cosa che vi invito a fare? Cioè, beh, ma comunque devi vedere cosa succede. No. Quindi ho eliminato completamente Facebook, non vedo cosa scrivono nei miei account, e i miei account peraltro non ci sono più, quindi se li cercate non ci sono. Ho perso l'accesso alla mia pagina, perché per vederla o per amministrarla quantomeno, non so, non sono andato a vedere, bisogna avere un account Facebook e io non ce l'ho più. Abbiamo un gruppo Facebook privato, dovessi mai fare live, se serve, entro col profilo dell'ufficio, faccio il mio live, la mia cosa, e poi cancello immediatamente tutto. Non ho l'applicazione pagina sul cellulare, probabilmente tolgo anche WhatsApp e cambio il numero. E vediamo di transitare verso un modello. Ripeto, questa è una delle difficoltà che avrete dopo un po', quindi riappropriarvi del vostro tempo. Se voi lasciate i fianchi scoperti e su Facebook, cazzo, capitava, guardate che delle situazioni veramente machiavelliche. Io avevo gente, io prevalentemente uso WhatsApp, se donna mi deve scrivere mi scrive su WhatsApp, se la mamma mi deve scrivere mi scrive su WhatsApp, se il mio avvocato mi deve scrivere mi scrive su WhatsApp, il team mi scrive su WhatsApp, eccetera eccetera, e già si mixa lavoro con vita privata, che non va bene. Io non uso, per abitudine, non ho niente contro, ma semplicemente è un'abitudine, Telegram, ce l'ho, però adesso l'ho eliminato. Avevo gente che mi scriveva su WhatsApp per dirmi che mi aveva scritto su Telegram. Cioè, fate a pensarci. E ripeto, anche se voi siete degli esperti di time management, se insegnate queste cose, avete comunque... Dice, cacchio, ma stiamo scherzando? È assurdo. Insegno gli altri a non perdere tempo, lo perdo io? Eliminate. Quindi è una cosa molto buona per il vostro cervello, sta veramente rovinando una generazione. Ormai viviamo nella generazione social dove tutti mettono like, share eccetera. Fate i bastian contrari, non perdete il vostro tempo e soprattutto la chimica del vostro cervello deve essere preservata, non alla gratificazione immediata, perché vi sputtana. E dovete limitare i canali sui quali potete essere disturbati, perché Facebook, ma non c'è solo Facebook, ci sono le foto che possono taggarvi, ci sono i video, ci sono i thread e le discussioni, poi c'è Messenger. Poi Messenger, e uno ti scrive su WhatsApp che non è letto su Messenger perché non è nella tab principale, ma io avevo un sacco di messaggi. Molti, per esempio, ancora mi scrivono su me, non hanno capito che non li leggo, no? Guardavo tutti i messaggi non letti, anche su Instagram c'è questa roba qua. Allora, WhatsApp, ti ho mandato un vocale su Messenger, ora devi aprire Messenger, però non va Messenger. Poi dal cellulare non ce l'ho mai avuto Messenger, ora devo aprire... Un casino della Madonna. È una perdita completa di tempo. Riorganizzate la vostra vita e mettete gli altri in una condizione di comportarsi come a voi piace. Quindi, se vuoi interloquire con me, non mi contatti su Facebook, e adesso tra poco non mi contatterai neanche più su WhatsApp, probabilmente non mi contatterai. Bene, dopo questa giusta spiegazione, postate questo video su Facebook e su YouTube, non vedrò assolutamente quello che succede. E questo è il potere. Se volete contattarmi, non potete. Arrivederci.